Erano le 18:40 del 23 luglio 2007, quando un Canadair della Falotta di Stato volava su queste montagne per spegnere un incendio pericoloso. Alla guida c'era il comandante Andrea Golfera, che ha perso la vita nell'impatto su questa montagna, dove adesso insiste un cippo a sua memoria. Che cosa ci può insegnare una tragedia del genere? Come può essere messa in positivo per comunicare qualcosa? Beh, intanto dobbiamo rendere sicuramente un grande ringraziamento a quest'uomo e a tutti gli uomini e le donne che si attivano durante l'estate per la lotta agli incendi boschivi. A volte non è purtroppo così raro, anche diciamo, a costo della propria vita e della propria incolumità. Insieme al comandante Golfera c'era anche Daniele Rett, che fortunatamente se l'è cavata da quel tremendo incendio, e oggi siamo qui per ricordarlo, così come questa comunità di Acciano fa tutti gli anni. L'insegnamento che ne deve derivare è quello che spesso una disattenzione o anche sottovalutare l'accensione di un fuoco, fosse anche per una, diciamo così, per un gioco o per un barbecue, potrebbe diventare non solo un dramma per il nostro ecosistema, ma anche un dramma per la famiglia o le famiglie di chi poi si dedica alla lotta agli incendi boschivi, così come è avvenuto 17 anni fa su queste montagne abruzzesi. Quindi anche in questo dobbiamo essere tutti protezione civile, ci dobbiamo rendere conto che basta un non nulla per trasformare un'attività, diciamo così, a salvaguardia dell'ambiente in un vero dramma. Gianni è il figlio del comandante Golfera che ogni anno viene su questa montagna per raccogliere reliquie, pezzi del Canadair che è stato distrutto in seguito all'impatto. Che cosa rappresentano per lei? Rappresentano un ricordo e una reliquia, in qualche modo l'ultima cosa che ha pilotato mio padre, per cui tutti gli anni faccio un giro e spero di non trovarli, però nello stesso tempo li cerco e è sempre un'emozione per l'importanza che possano avere. Qual è l'insegnamento che questa tragedia, che ancora è viva nei vostri cuori e nei nostri ricordi, può lasciare ai giovani di oggi, a chi ha un rapporto con l'ambiente? E ce ne sono due. Il primo per tutti, diciamo, per tutti i ragazzi, i giovani, è un insegnamento di generosità, perché va detto che quando Andrea ha perso la vita non era il suo turno, e non era neanche la sua zona, cioè non sarebbe dovuto essere qua, quindi lo ha fatto proprio perché amava quello che faceva, amava la natura ed era consapevole dei rischi che correva. Per cui è un insegnamento che nasce dall'esempio, il sacrificio per la comunità, per un bene di tutti. Questo è il primo insegnamento. Il secondo insegnamento spero che possa raggiungere tutti coloro che in qualche maniera hanno causato questa tragedia, perché dobbiamo ricordare che l'incendio è stato doloso e mi auguro che quelli che lo hanno fatto riflettano anche sulle possibili conseguenze di un gesto del genere, che non è solo magari bruciare un campo per poi poterlo coltivare qualche anno dopo, ma è anche distruggere vite e anche famiglie intere, perché l'effetto di una cosa del genere ovviamente è molto molto difficile da superare. Che ricordo ha di quel 23 luglio del 2007? 23 luglio del 2007 è una data che non si può dimenticare perché l'intero territorio, non solo del comune di Acciano, ma di parte della Valle Subequana e anche della Piana dei Navelli era minacciato da un vasto incendio. Ricordo il caldo, ricordo la disperazione delle persone perché un'emergenza del genere non era mai capitata. E ricordo
i Canadair, il volo dei Canadair che tentavano di spegnere le fiamme e di evitare che comunque le fiamme arrivassero ai centri abitati.